insomma, un'indagine sui propri affari personali o eventualmente affari che riguardano naturalmente anche... Vero, non è giornalismo, è vita. Sì, dice però Sallusti, dice Santoro, una cosa è quello che uno fa singolarmente, una cosa... Sì. No, dottor Davide... Breve replica, Ilaria, poi andiamo a Fabrizio Montoni, prego. Berlusconi, non questo credo è un contesto, è un contesto politico, un contesto internazionale in cui vecchiamento lungo nel tempo buone, diciamo, tutte idee che hanno un costo. Prego, Calenda, e poi faccio il motorino o togliendogli i freni. Prego, dottor Davigo. Raramente sento tante cose inesatte in una sola frase come adesso. Solo... Allora, per cominciare... L'importante è che non ci siano reati, prego. Io non sono mai... essendo... Tant'è che la scorsa legislatura avevano promesso la flat tax, quota 100, eccetera, eccetera. L'unico dato è che la pressione... Quindi lei che ne pensa? Alla fine cosa farete voi della maggioranza? La sorprenderò. Lasci aumentarla. E a questo punto la fantascienza, Asimov, i robot che ci governano, la sesta illustrazione, guardate. Allora, guardi che... Buonasera. Enrico Zanetti, commercialista, Paola Tommasi, economista, Giulia Garbi, mediatrice immobiliare, conduttrice TV, Francesco Specchia, Libero e Top Economy, la prima piattaforma di economia spiegata ai millennials. Padre Fortunato, che è direttore della stampa del Sacro Convento di Assisi. Credo questo, non nulla di più intelligente da aggiungere. No, peggiore lei. Ultima domanda, è un film sulle relazioni intime, relazioni vere? Ce l'ha... O no? Bah. Bentornati di martedì. Allora, vedete, credo sia già arrivato Pierfrancesco Favino, con cui parleremo di politica. Vai, faccio vedere. Siamo da Pierfrancesco Favino. Benvenuto. Finalmente un po' d'aria. Non politica per il nostro pubblico. Anche se... C'è l'imbroglio perché di politica un po' che ha molti... È stato commentato positivamente, altri negativamente. Io l'ho visto. Diciamo, è tutto impressionante. Quando si diventa in maniera così evidente un'altra persona, si inizia pure, mi sa... È un film anche sugli italiani, no? Ci sono delle belle scene quando... Gli italiani lo incontrano, turisti italiani. Se io rimango deluso dall'idea di essere stato tra... moda, nel senso che evidentemente c'è un momento del consenso. No, però quello che dico è... No, ho capito, serve l'elemento negativo per farci appassionare. No, fa craxi, poi... No, però... No, io... There is no freelance, no. Tu fai craxi, dopo... Io posso... Per me... Posso rispondere? Secondo me... Sta a noi andare oltre la superficie. Io penso, sai, dove posso arrivare? Può arrivare anche il dottor Davino, quindi avremo modo. No, ma nella quale veramente mi sembra che le due cose non si tocchino. Mi sembra che... L'Italia vive... Mi interessa nel senso che aveva una vita molto più lunga perché il film successivo sarebbe di me stesso. Io non lo so davvero, io le posso parlare di attore. Rimane lucido fino alla fine. Non ti ricorda lei di Tangentopoli? Pare il mestiere che fa. Ci sono due teorie, una o la reputazione. La reputazione, ma o che fosse necessaria, o che diventava personale e non di una categoria. Credo questo, non ho nulla di più intelligente da aggiungere. No, peggiore lei. Ultima domanda, è un film sulle relazioni intime, relazioni vere, c'è la tentazione. E anche così tanta tentazione, cioè tutto sommato
io sono in un mondo che muove poco, nel senso che ci tengo a dire questo. Un po' perché se non ci fosse stato... Il potere è sull'umanità. Esattamente. Ultimo aspetto. Dicevamo, la politica si fa per tutti, non per uno. Ci sono dei momenti... Fare altro. Che Francesco Favino, Anna Metti, un grandissimo film, un grandissimo attore. Grazie. Grazie per essere stato con noi. E parliamo con Pierluigi Bersani. Benvenuto, bentornato. Articolo 1 ci spiega sempre... con passione le cose della politica o no? Suggerirei anche a Salvini, come lo suggerivo a Renzi, di prenderla su bassa, che politica che non sia... Al giorno d'oggi, perché poi del passato non se ne... ci occuperemo ora anche con lei. Io non voglio... Più semplicemente, no. Morale è anche questa, no? E chi è che racconta balle? Uno che fa... Chi è che racconta balle? Ma insomma, per amor di Dio, puoi mettere l'accento, tirare la corda, tirare l'acqua un po' il tuo mulino. Ma detto questo, poi c'è di mezzo la politica. Non basta entrare in sintonia con il popolo che ti vuole eleggere. No. Parla bestia dell'aggressività. Non puoi scatenare l'odio. Questo per me è il punto numero. Va bene gli grandi ideali, no? Questo governo? Ma non c'è. Parliamo con i nostri ospiti. Italiani. Marco da Milano, il direttore dell'Espresso. Mia Ceran, giornalista conduttrice di quelli che è il calcio su Rai 2. Il direttore del giornale Alessandro Sallusti, Pietro Senaldi, direttore di Libero Quotidiano, perché alla fine hanno. Ecco, dirò così. Perché poi anche sapersi accontentare. Non mi arrogo mica il diritto. Con ragione. Marco da Milano. A proposito di sapersi accontentare. I presidenti italiani. Ma. No, vabbè, no. Io dico più sobriamente. Arriveremo anche alla leadership. A questo punto abbiamo un sondaggio che abbiamo fatto vedere. Pietro Senaldi, intanto, prego. Abbia fatto la sua cosa, ovvero sia abbia scongiurato le clausole IVA e che gli altri non l'avrebbero fatto. Facciamo finta anche che sia vero, più che delle persone. Stavo accusando di tenere Salvini. Ora ne parleremo. Che non c'è diverso. La scelta della sinistra. Quella che anzi Renzi dice il contrario. È un po' diverso. Renzi dice, beh, se questi diventano corbi, Mia Ceran. Guardate, Bonaccini si prepara, non arriva. Prego, Mia Ceran. Vedo Bonaccini preparato. Proprio no. Le dico questo, certo che mi dispiace vedere la gente sul serio, non so come veniva a casa, perché lui non lo voterebbe neanche Don Camillo. E la sinistra giovane. Storica, sono cose serie. Sì. Lo votano Salvini, tutti questi. Il renzismo? Anche Bonaccini è espressione del renzismo. L'avete scoperto che la nostra sorpresa era Stefano Bonaccini, presidente della regione Emilia-Romagna, candidata alla riconferma per il centro-sinistra. Alle prossime elezioni il 26 gennaio, collegato da Cesena. Salvini è qui dalla mattina alla sera e ha sostituito, sono nato, allora. Ci sono cresciuto, ci vivo, ci vivrò, c'è la mia famiglia. Ed è davvero è lui il 27 di gennaio. Un valore nazionale di questa votazione è palpabile. I partiti, ha tolto i simboli, ha tolto i colori, non vuole avere nessuno tra i piedi. D'Italia, c'è scritto Meloni. A lei risulta che si candidano per guidare l'Emilia Romagna. Ora, aspetti con Bonaccini. Salvini, una domanda del paese, non parla dell'Emilia Romagna. Questa cosa. Per un motivo molto semplice. Come? Poi naturalmente Bonaccini da Milano, Ceran, Sallusti. Vorrei fare una domanda sia a Bersani, perché è notoriamente una persona a cui tutti riconoscono la fortuna della sinistra. Bersani e Bonaccini, anche con accuse assurde, far passare Salvini come sequestratore di persone e Conte come uno che non c'entra niente. Parlo l'anno dopo, il governo. Ecco, stesso. Diceva Senaldi, ci sono due aspetti. Uno è l'arma giudiziaria, che ha poche su questo anche da Milano e Ceran. Lo sa che su questo... augurarsi di sconfiggere gli avversari per vicende giudiziarie. Da Milano. Mai. Così come credo che chi ricopre un istituto... Un laboratorio. Bonaccini, poi Ceran per Bersani, prego.
cosa chi governa il paese. Evitino tutti i giorni di dirvi che fanno. Allora, me la ce l'hanno fatto che Salvini sta là da mesi, perché va anche Bersani su questo. Su cosa? Ma però sta dici, io fa una lista, dice, ricordava, c'è una lista, io la sostengo. Ci sono chi vanno 3 miliardi di taglio di IRPEF. Se fossero sicuri di vincerla, non c'è bisogno di dire se la perdiamo. Bersani e poi Bonaccini. Bersani si rimanda, penso, o se non siano, non si siano stessi partiti. Come fanno a mettersi d'accordo in una coalizione di governo? Ma perché? Ma insomma, poi Bonaccini faranno così, da Milano se l'hanno. Poi chiude la sanità pubblica in questa regione o cancella gli asili nido, perché devi avere il coraggio di dire, se togli tutte le tasse, dov'è che li metti? I Veneti non la pagano e hanno una sanità migliore dell'Emilia Romagna. Non la pagano e ce l'hanno migliore secondo le ultime statistiche. Ceran e comunque io rispetto Valeria per entrambi i candidati, Borgonzoni e Bonaccini. Allora, Borgonzoni, il cartello delle... sarebbe comunque dovuto sostituire, anche perché mi pare di aver letto addirittura un'intervista colta. Breve da Milano e poi c'è la cattiveria per Però Bonaccini. Potrebbe non bastare la scarsità dell'altro. Potrebbe stare alla lunga, perché la Meloni mi pare che abbia capito perché come la butta, candidata che garantisce tutta la coalizione. Esatto. Glielo dico, Andy, grazie, perché per la vita che facciamo l'elemento della trasparenza anche sulla salute è un elemento che ci porta avanti di Emilia Romagna. Tenetene conto, dice Bersani. Basicamente un'idea. Pochi secondi, un mini spot di pochi secondi. Evidente che io mi ispiro a Bersani. Pochi capelli, piaccio alle signore. E anch'io, se mi toccano Bersani, divento come il Papa con la cinese che l'ha tirato per una mano, eh. Comunque, lei che è anche uomo di... Come la Borgonzoni? Sì? La sua rivale, Lucia Borgonzoni. Ah, quella che c'è sui manifesti. Spero vi sia piaciuto. Vi dico, in Veneto si paga addizionale regionali... del Movimento delle Sardine. Buonasera, benvenuto di martedì. Allora, ci siamo, tra 12 avete basta. Messo la faccia. La scelta cos'è tra... diciamo, tra buona pratica, il vostro problema non è ideale, perché... È esattamente l'opposto di quello che professiamo noi. Cioè, noi in qualche modo... Sostanzialmente, no? No, assolutamente no. Non siete... Ma si figuri... Ma questo è molto corretto. Ed è quello che cerchiamo di strovero. Vabbè, lei, problema. Ministro, sindaco, lei diventa ministro, sindaco, consigliere. Ma io che figo. Allora, la politica anche, no? Io mi sono tagliato i capelli. Non si è tagliato i capelli, la zia, si vota. Marco da Milano, il direttore dell'Espresso, Massimo Franco, Corriere della Sera, Ilaria D'Amico, conduttrice e giornalista Sky, e Alessandro Sallusti, direttore del Giornale. Prego, Alessandro Sallusti, su Mattia Santori. Che quindi la sinistra non ha governato così bene, perché se no la si spiega. Santori. Ma lei non crede che un voto... Cioè, i voti si contano, non è che si pesano. Visto che succede nella mia regione, mi permetto di avere un ruolo attivo in questa campagna elettorale. Ilaria D'Amico, poi torniamo. Della realizzazione dei trasporti, della può pianificazione, pure che, della sicurezza. Ecco, della sicurezza, ad esempio. Di cosa stiamo parlando? No, io lo chiedo proprio, dai, Emiliano, un essere rappresentati dall'amministrazione Santori, della città, poi Marco da Milano. Non identico al passato? Lo chiedo davvero, io... Fatti il matto, allora, in Serie B. Marco da Milano e Massimo Franco. Arriva in Serie A. Poi sono elezioni locali, per modo di dire, no? Perché hanno un valore regionale. Di prima c'è anche un monologo molto bello di Mattia Torre, mi piace sempre ricordare. O è colpa della casa. Gente, allora chiedo, le sardine... si porranno il problema di parlare. È una fase politica, tra l'altro. Massimo Franco. No, io ho notato che... però sono fatti miei, che poi la pago, sì, per 5 anni. Mi scusi, però, cioè,
non è che le lezicare la leadership. Siamo più noi che l'abbiamo cercata piuttosto che... Ci può spiegare un po' cioè, questo? Cioè, se ci fosse adesso, non si presenta. Non la sorprende che molti a sinistra... Franco Pagliuzzi per Salvini. Cioè, questo... Lena. Allora, Alessandro Sallusti, il ragionamento di Mattia Santori e le prospettive delle sardine. Prego. Conosco una famiglia emiliana che ha curato, assistito e curato in realtà. Santori. Falsità sulla mia persona e su un sacco di altre persone che hanno partecipato a questo movimento. Questa è l'unica cosa che so. Vero, e non è giornalismo, è vita. Sì, dice però Sallusti, dice Santori, una cosa è quello che uno fa singolarmente, una cosa... Bisogno, indipendente. E poi Ilaria vuole intervenire. Santori. La chiave della comunicazione. Ilaria D'Amico. La domanda diversa. La cosa che volevo dire però a Santori, scusami Giovanni, chiudo. È obbligatorio diventare grandi, diciamo, prego. Esatto, questo è molto importante. Prego. Mi avete sostituiti in qualche misura. Prego. Questa interrogazione. Ma nessuno mai detto di voler fare politica. Tenelo bene e con rispetto. Un flash, Marco. Devo rispondere alla donna. In molti giorni. Mattia Santori, voglio solo dire una cosa. Al termine di questi due mesi, come valuta la... Credo che ci sia un'apertura vera. Sallusti non è valutata, ma ti chiedo di darla con una parola perché si... Ma infatti è lo stesso presidente del Consiglio, e sono d'accordo con te. Datemi una piccola pausa e ne parliamo. Piccola pausa. Ale, la Corte di Cassazione, buonasera dottor D'Amico, Mirta Merlino. Lo sapete, l'aria che tira su questa rete, Fabrizio Roncone, Corriere della Sera. Sempre con noi sono Ilaria D'Amico, giornalista e conduttrice Sky, e Pietro Senaldi, direttore di Libero. Allora, dottor Mamma Mette non c'è. Non c'è, dai. Pensa ancora come rubano, sono una minoranza. Ma io credo che ci si debba ricordare. Pietro Senaldi, secondo molti osservatori c'è un approccio giustizialista. Sono i giudici che hanno perso quel credito che avevano in alto. Dimenticandosi che la maggior parte ha confesso, mi meraviglio che ne abbiamo ancora così tanto. Senaldi, il magistrato fa una politica per sentire il giudice della politica. E altre sciocchezze di questo genere. Senaldi ha fatto un esempio. D'Amico, come poi il fatto che iniziamo con Roncone, Merlino, D'Amico, prego. Il voto d'Emilia, come se abbia qualche... Per assolvere o no. Allora, Merlino, D'Amico Roncone. Allora, io ho visto... Dico su quale estremo sta o riesce a vedere la vicenda a distanza dal tuo punto di vista. Non è mai tornato in Italia a farsi... E dall'altra parte, però, le dico la verità, anche un magistrato, secondo me. Dottor D'Amico, naturalmente non sul fatto storico, ma sul senso che ha lasciato quell'esperienza. Allora, critica a lei. No, era il tema dei magistrati, allora, la credibilità complessiva. Politica e... Insomma, un'indagine sui propri affari personali o eventualmente affari che riguardano naturalmente anche... Sì. No, dottor D'Amico, breve replica, Ilaria, poi andiamo a Fabrizio Roncone, prego. Quel fascicolo Fabrizio non è arrivato sul tavolo del magistrato, non riesco a capirlo, davvero, lei ce lo sarà chiesta questa cosa. Guardi, neanche io. Fabrizio Roncone. Però non può aver sbagliato questo meccanismo, non è che si sia coturato, allora bisogna essere... Lei dice, non Fabrizio Roncone. Ma... Allora, ho visto una mezza, che è in Parlamento... Nel migliore dei casi sono degli... Responsabilità saranno quelli degli italiani che li hanno mandati lì. Com'è cambiata la corruzione, dottor D'Amico, in questi anni? È comunque un tema molto attuale. Io le faccio una domanda netta sull'attualità politica più stringente. Perché? Aspetta, ai loro avvocati, ai loro colleghi più... Immagino abbia da replicare anche Senaldi. Le dico, ma là c'è in ballo la libertà personale. Attenzione. Senaldi. Vi chiedo di essere molto sintetici in questa parte. Prego, abbiamo molte cose da dire. Prego, Senaldi. Sì, perché è un sistema persecutorio. Che vuole farci tutto la vita. Un certo sistema che... Ha detto una vita per il tutto sul territorio. Il motorino. O togliendogli i freni. Prego. Dottor D'Amico.
raramente sento tante cose inesatte in una sola frase come adesso. Non so. Allora, per cominciare. L'importante è che non ci siano reati, dai. Io non sono mai. Essendo. Guardi, allora bisogna concentrare le garanzie. Roncone, Merlino D'Amico, vi chiedo di essere molto breve, prego. Non ci sono i tempi. D'Amico, Merlino. D'Amico. In questo paese non c'è sufficiente. Mi chiedo la prescrizione in questo cosa possa aiutare. Anche perché sinceramente sul tema della prescrizione, obiettivamente, D'Amico, trovo strano che questo è diventato un giochetto politico in cui... Un flash, Ilaria, ti prego, molto breve, perché abbiamo molte cose da dire, prego. No, in che modo? D'Amico. Allora, intanto non è affatto così, ma io dico, a me sembra che qui... ci sia. Io prima di andare alla posta a pagare devo avere davvero molta ragione per certo. Dire no. Prende prima del processo, è lo Stato a marciarci, dice Ilaria, prego. È un'anomalia che non va... Piccola pausa. Carlo Calenda, a chi vanno o a chi devono andare questi 3 miliardi? Secondo me devono andare... Aggiungo però una cosa, scusi. Noi abbiamo fatto una proposta sulla finanziaria, forse c'è un modo più... Guarda un azzaglio, poi sentiamo la professoressa Fornero. A chi devono andare questi 3 miliardi? Fermi, chiare le squadre. Quindi teniamo le squadre, ora la professoressa Fornero. Professoressa Fornero, abbiamo aggiunto il quadro generale. Allora, a chi è utile che vada? Una torta che si riduce e quindi la fetta di ciascuno è più bassa. Per cui è vero che Marta Fana Martone. E poi a Cerasa una riflessione generale. Prego, Marta Fana. Ma, dipendenti, e fuori abbiamo 300.000 tirocini. 450 euro al mese in cortocircuito. Aspetti, al volo la risposta di Calenda. E poi riprende Marta Fana, prego. Parlate sopra, non si capisce. Si discende Calenda dall'accusa e poi ora una domanda per Martone Cerasa. Tutte le brochure. Dipendi. Cartello perché 40. Perché se no stiamo facendo populismo. Abbiamo un percorso che vi invito a seguire. Cartello 40. Sentivo almeno una scelta politica. Allora Cerasa, noi abbiamo detto... Diamola ai più ricchi o ai più poveri. Allora, Cerasa, Calenda, Donazzan, Fornero. Alla fine la scelta è anche tra dipendenti autonomi. E forse non sono serviti neanche a garantire il consenso alle parti politiche. Donazzan, Calenda. Anche questo tipo di valutazione che si fa un po' in maniera... è stata un po' grossolana. Che dire, quello è il reddito, quella è la tassazione, quel... Ci arriviamo all'evasione. Però, professoressa Fornero, Marco Fanelli, c'è una Cerasa. Il problema è che si hanno sempre poco. Professoressa Fornero, quando si mettono le mani sul sistema di volta in volta per accontentare qualcuno... altri ambiti, perché dobbiamo dirlo chiaramente che quota 100 che ha favorito questo non possiamo continuare a farlo, perché altrimenti vuol dire che entriamo in un circo che quella taglia unica dovesse andare bene per tutti gli italiani e nessuno ha potuto scegliere. Io invece credo che il tema invecchiamento lungo nel tempo buone, diciamo, tutte idee che hanno un costo. Prego, Calenda, e poi faccio io piuttosto che fare un favore, un privilegio, diceva la Fornero, a 58-50. Se poi ci vogliamo rifiutare, tant'è che la scorsa legislatura avevano promesso la flat tax, quota 100, eccetera, eccetera. L'unico dato è che la pressione... Una Martone Cerasa, in Spagna chi ha di più versa di più. Guadagnano 800-900 euro al mese. Perché su questo abbiamo un problema. La sanità e il diritto alle ferie. Quando una svalutazione così forte sui salari e sulle future generazioni. Martone. Cresce il debito. Non è vero che il debito cresce. Ha un trattamento simile per tutti. Tira come in Francia, dove quello che sta accadendo in Francia con Macron e tutti questi... Posizione forte tra pensionati e giovani. Seconda grande truffa è questa. Ti prendi in prestito aumentando il debito, aspettate. E comunque alla fine paghi da un altro. Pagnoncelli, presidente Ipsos. Buonasera. Allora Nando, quanto è decisivo il voto in emisfera? Nando. Grazie a voi. Strutturale. Allora. Aiuti a chi ne ha bisogno, però lasciare l'impianto però, perché Francesco Specchia, Garbi, Padre Fortunato, il punto poi è viverci con la pensione. Felicia Mammone. Allora Francesco Specchia, sono
più o meno 6 milioni che vivono con me. Con questo sistema possiamo fare due cose. O decidiamo che il tuo triennio previsto per la quota 100 di abolire del tutto, oppure la parte politica, anche perché in fondo in poi si riesce ad andare in pensione prima, immagino. Numerose. Quindi questi anziani si trovano completamente da soli ad affrontare. Fortunato. A me pare che le immagini che abbiamo visto di quel buongiorno, quella signora, ai tanti volontari, alla tanta solidarietà che c'è nel nostro paese. Questa credo sia la realtà. Poi c'è. Allora, Tommasi voleva intervenire sulle quote della rivalutazione e Tinagli immagino sull'età di uscita, ma non ha potere decisionale in questo momento sulla riforma. No, aspetti. Non sono in commissione di lancio. Mirko Zanetti, crescono gli occupati, meno ore lavorate, e così si lavora meno o si lavora in nero? Da finire come diceva Zanetti, perché finisce, stanno decidendo. Il problema sentiamo è che Tinagli. Finisce il bonus come il bonus. Yeah. Attenzione che Paola Tommasi abbia litigando. Francesco Specchia. C'era un discorso che si faceva. Francesco Specchia, come sta andando questa fase 3 del reddito di cittadinanza? Noi rivalutare tutta la discussione. Giulia Garbi. Io volevo tornare sul punto dei saloni. Non basta più neanche trovare lavoro, padre Fortunato. Posso dire una cosa? Io penso che il nostro paese prendono la loro dignità. Non basta neanche più il salario, voleva intervenire Specchia, cioè non basta più neanche il lavoro, prego. E allora il problema è che si devono mettere d'accordo come al solito. Irene, no? Tinagli, un flash, vi faccio vedere poi, diceva Madre Terra, Padre Fortunato. Qualità, e perché poi se le imprese investono nuove tecnologie e crescono. Questa è una misura, chiaramente ce ne sono molte altre, ma se noi enti pubblici per fare partire la politica dell'ambiente, Maria Laura Cruciani e le macchine inquinanti. Allora, benvenuto Emanuela Bertucci, l'avvocato Aduc, buonasera, bentornata di martedì. Senta, ce ne sono sempre di più di questi blocchi, strutturalmente. Allora, guardiamo cosa è successo delle misure di cui abbiamo parlato tanto. Allora, quanto peserà la tassa sulla plastica che da luglio, mi pare, arrivi, no? Entrerà in tema anche per il consumatore. Allora, la TV da cambiare, Cristina Buonvino. Non sembra semplicissimo. No, anche qui occorrerà presentare la famosa. Dice va bene la clausura, ma non esageriamo. Viene in mente la livella di Totò. Allora, come si fa a chiedere il rimborso e chi è che accerta se abbiamo pagato una bolletta più alta del dovuto? Questa norma è molto interessante. Grazie a lei. Marcello Sorgi. Firma di Punta della Stampa e libreria con presunto colpevole negli ultimi giorni di Craxi. Per Einaudi, sempre con noi Marco da Milano, il direttore dell'Espresso e il direttore del giornale Alessandro Sallusti. Alessilio, ma il Craxi prima che governava e che aveva dato elementi per cui fosse condannato? Era pure l'epoca però del grande debito pubblico, era pure l'epoca dei reati che furono riconosciuti anche da molte di un. In questi è giorni. Un applauso al nostro. Il più grande amico di tutti. È un grande ma giornalista. È andata stupefacente. 27 ottobre 1985. Possiamo dire che le condanne sono giuste. Al tempo stesso, quella vicenda non esaurisce il giudizio. Questo niente. Alessandro Sallusti e poi Marcello Sorgi. Allora, la violazione del finanziamento pubblico poi è diventata politica. Allora, credevo il capo di questa rivoluzione giudiziaria fosse Silvio Berlusconi. Se parliamo di fatti, questa, sono no? Fatti. Mi sembra un po' diciamo, surreale. Può essere pure che ci sia un'eterogenesi di fini per cui si arriva. Però c'è un si fatto. Si è trovato un vuoto. Grazie, lo diceva anche Grazie. Ricordo che Marcello Berlusconi Sorgi. Fece il famoso lo diceva appello. Anche Grazie. Credo che il Presidente chiediamo del Consiglio fosse Ciampi. Questo credo è un contesto. È un contesto politico, un contesto internazionale in cui presunto colpevole Marcello Sorgi, gli ultimi giorni di Craxi. Grazie Marcello, grazie Alessandro Sallusti e Marco da Milano. I giornali con Laura Gommetti. E partiamo subito da Repubblica, cancellare Salvini, questo il titolo di. Diamo il benvenuto al professor Telmo Pievani. Buonasera professore, benvenuto. Buonasera. Evoluzionista, filosofo della scienza, insegna biologia a Padova, autore insieme al nostro autore Federico Taddia del libro Terra in vista, la scienza e la tecnologia. È ipotizzabile. Fattibile, sì.
il riconoscimento facciale. No, no, non mi voglio essere riconosciuto. Abbiamo avuto da Vigo le ospite, diciamo, lasciamo aumentarla. E a questo punto la fantascienza, Asimov, i robot che ci governano, la sesta illustrazione, guardate. Algoritmi, l'ultima. La vita dominata dagli algoritmi, ce ne accennava prima, no? Gli algoritmi sono... Sto Telmo Piovani, Federico Taddia, grazie al professore per essere stato con noi. Torna Gene, Gene Gnocchi. Abbiamo con noi il presidente dell'Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, grazie di essere qui. Grazie a lei di avermi qui. Non è un comizio, Bonaccini, ma lei è così sicuro di vincere? Non ha paura? Io non ho paura di scorazzare per la regione a mangiare le bracciole di tofu o lo zampone di soia, vediamo. Comunque è vero, la Borgonzoni è oscurata da Salvini, ma... Ha visto? Ho detto PD! Aia! E dammela questa fusta, basta. Continuiamo così, io prendo la fusta così sono più tranquillo. Bonaccini, ci tolga una curiosità. Se dovesse perdere le elezioni, cosa farà? Chi l'ha mai visto il PD vince? Io non l'ho mai visto il PD vince. Non resta che ricordare che fino al 26 gennaio con SMS o chiamata al 45592 potete sostenere la campagna di Fondazione Humanitas a sostegno della ricerca. Allì.